Buongiorno, oggi faccio questo video perché ho piacere di condividere con voi una sorpresa, nel senso che il canale questa mattina mi ha dato una comunicazione. Voi sapete che questo canale io l'ho aperto sostanzialmente quasi per gioco durante il primo lockdown e nel giro di pochissimi mesi siamo arrivati ad essere o ad avere insomma 50.000 iscritti e quasi 2.500.000 visualizzazioni. Siamo neanche a fine novembre, è passato veramente pochissimo tempo e devo dire che sono rimasto sorpreso nel leggere questo numero. Tra l'altro, ogni volta che metto un video ci sono sotto dei commenti che sono tantissimi e sono affettuosissimi e ve ne ringrazio. E un'altra cosa che mi ha colpito è stata la esplosione all'estero, cioè nel senso che ovviamente YouTube comunica e quindi insomma questo canale viene visto dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, dalla Spagna, dal Portogallo, dal Brasile, dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera. E tra l'altro una cosa curiosa, anche molto amichevole, anche affettuosa, è che quando mettiamo un video e tardiamo magari di qualche ora nel mettere i sottotitoli subito, soprattutto dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti e anche qualcuno dalla Spagna ci chiedono mai i sottotitoli quando arrivano e quindi insomma siamo sempre impegnati, no, a fare, come dire, il più in fretta possibile. Ecco, è chiaro che tutto questo rappresenta per noi, per me in particolare, ovviamente uno stimolo a proseguire anche con questi video con riprese all'esterno, ovviamente sempre strettamente collegati al tema di cui mi occupo e tra l'altro è proprio il tema di cui mi occupo che costituisce un po' il motivo della sorpresa di questi risultati numerici perché insomma non è un tema propriamente leggero. Quindi vi ringrazio veramente per questa vicinanza, per questa condivisione che è una condivisione anche, come dire, di un metodo, il metodo, del facciamo finta che è il metodo che veramente mano a mano che passano gli anni mi accorgo ci aiuta a capire perché il collegare la storia al presente, all'attualità ci aiuta a capire le cose che ci stanno accadendo, soprattutto in momenti come questi e direi, siccome insomma pare che siamo all'inizio di un grande processo di cambiamento, il riconoscere questo filo conduttore che parte dal lontano passato, come ho raccontato in altri video, come per esempio quello sulle radici del progetto o quello sul grande reset, ecco, mi convince sempre di più e mi fa piacere condividerlo con voi del fatto che fare finta che gli antichi ci abbiano raccontato la verità è uno strumento fondamentale per capire ciò che ci sta succedendo e ciò a cui forse stiamo andando incontro. Quindi vi ringrazio ancora una volta, vi dico ciao e a questo punto mi viene da dire anche thank you, muchas gracias, obrigado, merci beaucoup, dankeschön e così via, insomma con tutti quelli che ho dimenticato e quindi un grande abbraccio a tutti voi e andiamo avanti tutti assieme. Ciao!